Cosa faccio nella mia vita? Qualcuno direbbe che sono un uomo d'affari, anzi, un businessman, come dicono gli investitori di Los Angeles. Qualcun altro che sono semplicemente uno scommettitore. Cosa faccio nella mia vita? Beh, ogni tanto infrango la legge. Parato. Un infortunio in guerra lo ha allontanato dall'esercito e i nemici hanno gradito il gesto, ve lo assicuro. Akibo, il braccio destro. Sarebbe un killer perfetto se non avesse il grilletto troppo facile. Johnny May. La recluta della squadra. È il nuovo acquisto, ma non fatevi ingannare dalla sua giovanità. Antonino e Salvatore Santamaria. La loro carriera è cominciata con le scommesse clandestine ed oggi sono a capo della più grande organizzazione criminale del nord Italia. Da fede. Alex sta aspettando. Come vedere? Grazie. Non si muovono mai se non per motivi di estrema importanza e quando lo fanno si spostano con la scorta che accompagna la loro Hammer a prova di bomba. Praticamente sono inattaccabili. Sofia è l'anello di congiunzione fra i due boss, sorella del primo e moglie del secondo, di cui è anche cugina di primo grado. La donna ha stabilito un legame consanguineo che garantisce lealtà fra i due cognati, senza possibilità di tradimento. I Santamaria amano scommettere su qualunque cosa e quando lo fanno significa che qualcuno ci rimette la pelle. Scommettiamo. Gli affari più loschi dei Santamaria si svolgono all'interno di questi due uffici. E qui dentro... uno di spalle all'altro che i capi mafia decidono la vita o la morte di decine di persone. A questo punto ci sono due possibilità. O mi dici a chi ci hai venduti e salvi la tua schifosa pellaccia, oppure non parli e ti garantisci una massiccia presenza di piombo nel sangue. Fra i due boss, Antonino è il più sadico. No. Lo chiamano Colt. No. Come la pistola che utilizza per ammazzare i traditori. Li fa portare in ufficio e poi... BANG! Perché non possiamo dare un'altra possibilità? Sì, magari gli facciamo comprare una vocale. Mi stai facendo perdere una scommessa con mio cognato. Io sono uno che non ama perdere. Devi credermi, io non so chi sia. Ma c'è un certo bocca di magico che potrebbe dirti dove trovarlo. Hai visto? E che ci voleva? Sei libero. Morivo cane. Pace all'anima sua. Abbiamo ritirato tutte le quote, senza fare sconti per nessuno. Bravo Alex, bravo. I nostri associati si devono rendere conto che nessuno, dico nessuno, deve permettere di non pagare la quota. Che facciamo? Le svendite di fine stagione, facciamo i saldi, prendi tre e paghi due, eh? E poi parliamoci chiaro, ragazzi.
Questi associati devono capire che loro non è che pagano un pizzo a noi. Noi per loro siamo una fonte di chissà, una polizza di assicurazione. Bene. Dove stai andando? Non ho finito. Da questo ufficio è scomparso un oggetto. Un oggetto di vitale importanza. Di che cosa si tratta? Sofia, ma attendete te, eh? Che le scuse diventano pesanti. Chissà, sta sempre attaccata a me. Si tratta di un diario. Un diario su cui avevo riportato degli appunti importanti, importantissimi. E non sto parlando di ricette della nonna, eh? Quanti importanti? Talmente importanti da fare scoppiare una guerra. Mi sono spiegato? E quindi cosa dobbiamo fare? Trovate quel diario, subito. E trovate anche quel pezzo di merda, ladro, e farabutto. E traditore che si è permesso di fare questo sgarbo alla mia persona. Se c'è una cosa che non sopporto, sono proprio gli infami. La puoi considerare cosa fatta? No, non te ne occupi tu, non te ringrazio. Ci pensa Alex. E ricordiamoci una cosa, Picciotto. Questo signore si fa chiamare G. G? G. Sono G? G, come quel punto che tu non hai avuto mai il piacere di conoscere. Cos'altro sappiamo su questo ladro? Ha parlato, un certo bocca di baccio sa dove trovarlo. Io con mio cognato non devo mai scommettere, perché perdo un paio di tenza. Andiamo, Achille. Ma dove state andando? A parlare con Taro Bocca di Bacio. Ha fatto giuramento con la famiglia Tagliaferri. Come crede di farlo parlare? Con l'educazione. Signora? Sì? Ha perso questo. Grazie. Anzi, senta, lo tenga lei. No, grazie, Somatio. Mi permetto di insistere. Le porterà fortuna. Arrivederci. Arrivederci. Scusate, un attimo, fanciullo. Devo salutare un amico. Lo stavo osservando. E tu chi saresti? I'm John Caymond, meglio conosciuto come John G. Quindi sai cosa cerco? Sono qui per proporle un scambio. Scusi. Che genere di scambio? Una cifra con 6-0. In cambio di Santa Maria su un piatto d'argento. Mi confondi con qualcun altro. Oh, come on, my friend. Sa bene che non se ne può andare senza recuperare quell'oggetto. E sa pure che le conviene accettare. Rifletto un attimo. Se quel diario dovesse cadere le mani sbagliate, per i suoi superiori sarebbe la fine. Qualunque scelta lei faccia, i Santa Maria sono condannati comunque. Cosa mi risponde? Di andare a farti fottere. Che puttana!
Ma che minchia succede? Non lo so. Qualcuno vuole fotterci. DF827JM. Tu puoi non mare noi ora. È la targa della 145, segnatela prima che mi passi di mente. No, scrive. Bar de Amicis, domani ore 11. A proposito di Alex, quel figlio di puttana non mi convince. Non mi convince per niente. Tu ti devi stare calmo. Ti devi rilassare. Tranquillo. Sì, è vero, Picciotto diciamo che è un poco rivoluzionario. Però dico che c'è Fedele. Ma non fa parte della famiglia, come fai a fidarti? Se io mi fidassi della gente, non sarei tu di Santa Maria. È un infame, pronto a vendersi al miglior offerente. Come tutti gli altri. E se io ti dimostrassi che è in malafede? In questo caso ti do il permesso di poterlo scannare con le tue mani. Fatelo scendere. Siamo inconvenevoli. Chi sei? Io sono G. E ho quello che cercate. Perché non me l'hai detto ieri? Perché sapevo di essere seguita. E sapevo che chi dovevo incontrare era già stato eliminato. Tutto deve procedere secondo uno schema preciso. Non c'è spazio per l'errore. Perché errore, in questo caso, significa morte. Se c'è una cosa che non sopporto, sono gli infami. Stai tranquilla, non ti succederà niente. Alex, che volete? Turi ti sta aspettando. Dici che ti deve parlare immediatamente. Da questa parte. Minchia, ma ci ha lasciato il ponte digitale, eh? No, ha cambiato la gomma della macchina. E allora cos'è? Nero di gomma? Oh, è nero di Stefi. Ah, mi pareva. Cammina, va. Alex. Alfredo dice che a tradire la famiglia, la mia famiglia, sei stato tu, ci devo credere. Alfredo è un coglione. E lo sappiamo tutti. Dove sono Achille e il ragazzo? Dimenticali, non ci sono più. Tu vuoi fare la stessa fine oppure io mi posso fidare ancora di te? Sei un traditore, un cazzo fottuto traditore. E sai cosa faccio io ai traditori come te? Ma che cazzo ha toccato la pistola? Salvatore, portala qua! Così sbrighiamo questa pratica.
Questo è uno di quei momenti in cui anche a un ateo viene improvvisamente una tremenda voglia di conoscere una preghiera. Alex, la conosci? Mai vista prima. Sei un fottuto bugiardo. Eri con lei mezz'ora fa. Bastardo schifoso. Ammazzalo. Che ti succede? Se la faccenda ha perduto il fegato, oppure devo pensare che Alfredo c'ha ragione? Sparaci. Alex, sparaci! E il diario? Il diario. È tornato in mare sicuro. Su questo diario sono riportati i nomi di tutti i politici corrotti che prendono mazzette dalla mafia, con tanto di riferimenti ai bonifici, alle date, alle causali di pagamento. Politici? Senatori, banchieri, alti esponenti del governo. Mi stai dicendo che chi possiede questo diario gestisce il potere. Ho paura. Stai tranquilla, non ti succederà niente. Adesso sì. Sono 5 milioni. Taglio in una curiosità. Come avete fatto a eliminare The Boss? Sparandogli. Che cosa hai detto? Precisamente quello che hai sentito. Mi stai dicendo che qualcuno ci sta spiando? Proprio così, ma è quello che volevamo. Che cosa devo fare? Il tizio magro di carnagione scura. Le consegnerà una camicia contenente una piccola quantità d'esplosivo. La dovrà indossare immediatamente. Perché non appena metterai i piedi fuori dal locale, verranno... A farti visita i gorilla di Santa Maria. E ti assicuro che non sarà una visita di cortesia. Mentre tu farai da esca gli unici scagnozzi rimasti liberi, il nostro gancio si occuperà di sostituire le pallottole della pistola di Antonino. A quel punto avrà già scommesso con il colletto, quindi il destino di Achille sarà tutto nel tamburo di quella Colt. Non vi è concesso commettere errori, poiché ogni errore può diventare fatale. Nel frattempo l'armiere si occuperà della camicia e del congegno per la detonazione. Considerato il numero uno nel settore cinematografico. Pertanto, l'effetto sarà degno del miglior action thriller americano. Troverai un foro che metterà in comunicazione le due stanze, ma fa attenzione. Avrai una sola possibilità di colpire il bersaglio. E tutte le altre per fallire. Ricorda, in Santa Maria amano fissare la litografia di Marilyn dopo un omicidio. Ed è solo allora che dovrai entrare in azione. Quando arriverà il segnale dovrete agire in modo rapido e preciso. Avrete meno di una manciata di secondi e vi dovranno bastare per tutti. We'll be right back.
Non ci riesco. Fammi capire. Tu eri la sorella di Antonino e la moglie di Salvatore. Come hai fatto a volere tutto questo? Avete 5 milioni. Che ne farete? Non hai risposto alla mia domanda. Sei una persona scaltra. Rifletti. A chi passerà ora il pieno potere della famiglia Santa Maria? Allora? Come dividerete quei soldi? Come sempre. In 5 parti uguali.